È un orario un po' insolito, però d'altronde abbiamo cominciato a Milano e poi qui, poi Cento, poi Bologna, poi Ravenna, poi Cesenatico, poi Rimini, insomma, e poi dormo in Umbria stasera, quindi le usiamo bene le ore di questo giorno. Io ringrazio non solo chi è qui, ma chi ha combattuto per 5 anni in amministrazione con l'unico obiettivo di fare il bene dei cittadini, a differenza degli ultimi 50 anni, senza guardare in faccia a nessuno, senza far lavorare gli amici degli amici con la tessera di partito in tasca. E quindi magari qualcuno si è innervosito perché per 50 anni qua si era abituati che se sei dalla parte giusta lavori col comune, se sei dalla parte sbagliata tanti saluti. Invece per quello che mi riguarda lavorano per il comune quelli che sono bravi, non quelli che sono amici o simpatici. Anche perché qua vedevo lo striscione in piazza venendo qua, no di scarica. A me è venuto quasi il dubbio che siccome i cittadini di Finale Emilia, dopo una vita, hanno osato cambiare sindaco, e allora qua metti tutte. Qua la regione non ti manda i soldi, qua la regione ti mette la discarica, ma i cittadini di Finale Emilia non sono cittadini di serie B. Non è che Bonaccini può prendere Finale Emilia come la discarica della regione perché non hanno votato a sinistra. E che ragionamento è? Già questa è una roba... Un presidente di regione dovrebbe essere il presidente di tutti i sindaci e di tutti i cittadini. Non è che se c'è qualcosa che non funziona lo butti qua, o a Mirandola, o dove hanno osato dire che non c'è la sinistra, non c'è solo la sinistra. Quindi solo per questo, anche i soldi per la ricostruzione. Qua gli stabili privati, non tanto, non solo grazie alla politica, ma grazie a voi e ai cittadini, sono stati sostanzialmente ultimati. Però anche queste differenze fra chi ha più soldi e meno soldi in base a chi ha più amici in regione, qua poi non dimentichiamoci che cosa successe solo qualche anno fa, dove portarono via un bel po' di gente che rubava da queste parti e quindi ha rallentato tutto quanto. Adesso infatti mi hanno detto che qua il PD si presenta senza simbolo e cambiando il nome. Noi abbiamo la nostra faccia, il nostro orgoglio e la nostra dignità, non ci nascondiamo dietro una pianta. Qua ci sono la Lega e il centrodestra, poi più piacere o non piacere, e a livello nazionale vi dico quale sarà il confronto, lo scontro dei prossimi mesi, perché già ho capito l'aria che tira. Ieri c'era l'assemblea degli industriali che hanno detto sostanzialmente che bisogna tornare alla legge Fornero, e subito quelli del PD ad applaudire dicendo è giusto tornare alla legge Fornero. Ma sta gente dove vive? 40 anni di fabbrica, di campi, di agricoltura, di camion, di negozio, di scuola, di casa di riposo, di ospedali, non sono sufficienti per andare in pensione senza morire prima di andare in pensione, ma ci vadano loro in pensione 70 anni con la legge Fornero, ci vada Letta o qualche altro fenomeno. Quindi veramente uno mi sembra di vivere in un mondo strano. Fortunatamente ieri almeno sulle tasse Draghi ci ha ascoltato, perché anche lì Letta voleva la tassa patrimoniale, la tassa di successione, qualcuno voleva addirittura sotto la voce riforma del catasto, occhio perché la fregatura è lì, riforma del catasto significa aumentare l'IMU sulle case, sui campi, sui capannoni. Io penso che se si è comprato una casa con i sacrifici in una vita l'abbia già pagata e sia stata super tassata abbondantemente. Quindi almeno su quello Draghi ha detto no, ha ragione quelli della Lega, nessuna nuova tassa, anzi abbiamo ottenuto che per evitare gli aumenti sulle bollette della luce e del gas per milioni di famiglie il governo tirasse fuori 3 miliardi di euro, perché molte famiglie non si possono permettere l'aumento della bolletta della luce e del gas. Noi su questo stiamo lavorando, mentre il PD si diverte con lo Ius Soli e il DDL Zan. Chi se ne frega dello Ius Soli e del DDL Zan? Occupiamoci di tasse, lavoro e sicurezza. Tasse, lavoro e sicurezza. Poi ognuno a Finale Emilia può far l'amore con chi vuole, tanto qua mangiate bene, bevete bene, quindi non mi interessa a casa sua, ognuno quel che fa, però su alcuni principi io non cambierò mai idea, anche se dovessi rimanere l'unico. Il progresso per me non prescinde da quelle che sono le radici, e lo dico in terra di provincia. La mia nonna era di Modena. La mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà, e i bimbi vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. Altro che genitore 1, genitore 2, genitore 42, nonno 37. No, quindi mamma e papà, ma te dici è normale? No, c'è qualcuno che dice che mamma e papà sono parole che discriminano. Ma se uno ritiene che mamma e papà siano parole,
quali sono le parole più belle del mondo? Quelle che un bimbo quando nasce dice: mamma, papà è Milan. Papà. Uno dice tre cose. Matteo, se Milan la sa sta. Matteo, però, Di rosso solo, la Ferrari e l'Ambrusco, questo è poco ma è sicuro. Non... Però a parte gli scherzi, è preoccupante che qualcuno ritenga progresso cancellare quello che noi siamo. Poi uno è eterosessuale, omosessuale, transessuale, gay, lesbica, a fare di ciascuno, a me non interessa, ma se si mette in discussione la cellula fondamentale che non è il passato ma è il presente e il futuro, che è la famiglia, e non andiamo più da nessuna parte. Quindi per quello che mi riguarda, viva la mamma e viva il papà, che non danno fastidio a nessuno e che non possono offendere nessuno. Sindaco, in bocca al lupo, tu hai trovato una macchina dopo 50 anni, ovviamente, che non era sempre amica e al tuo fianco, però hai trovato una marea di gente per bene, magari per qualche azienda che lavorava, perché così era scritto nella storia, che da 30 anni doveva lavorare sempre quello là, che magari non era neanche di Finale Emilia. Tu hai fatto bene ad aprire i lavori a tutti. Non ai leghisti, mica ai leghisti. Col comune di Finale Emilia, se governa la Lega, devono lavorare quelli bravi, non quelli simpatici o con la tessera del partito in tasca. Quelli bravi. L'artigiano bravo, il falegname bravo, l'elettricista bravo, l'azienda, la coop sei tu. Vabbè. Quindi in bocca al lupo. Io penso che nei prossimi mesi si giocheranno tante cose. Ripeto, la legge Fornero è solo un esempio di tanti esempi che si stanno facendo, perché nei prossimi mesi si decide della vita dei prossimi anni, perché se uno costringe la gente ad andare in pensione a 67 anni, qual è il problema? Il problema non è solo per quello di 66 anni con la schiena rotta, ma il problema è anche per i ragazzi di 20 anni che non cominceranno mai a lavorare se mandi in pensione la gente a 70 anni. E chi di anni ne ha 25, quando è che comincia a lavorare? Se tu sequestri sul po', se tu tieni a lavorare in ospedale piuttosto che a scuola o in fabbrica o in stalla, uno fino a 66-67 anni, fai due danni. Innanzitutto rovini la vita a quella persona lì che smette di godersi i figli, i nipoti, e poi chi di anni ne ha 20-25, quando è che comincia a lavorare se metti il tappo? Quindi sono questi i ragionamenti che stiamo facendo. Lasciamo che altri si occupino di cittadinanza, ma sta facendo la battaglia per la legalizzazione delle droghe, perché la gente si possa coltivare in casa quattro piantine di cannabis adesso, ma con tutte le emergenze che ci sono nel paese in questo momento, vi par normale mettere davanti ad altro sta roba qua? Quindi, anche perché è meglio un bicchiere di Lambrusco, si passa il tempo meglio con un bicchiere di Lambrusco che non stroncandosi di canne in casa. Quindi in bocca salame, sono a dieta, amico mio, non parla di salame, non parla, che poi la signora dice: ma l'ho sentita signora, sei più magro di come sembri in televisione, che sembri grasso in televisione, vedi? Io per questo che faccio tanti comizi, così almeno vedo che non rotolo. No, scherzi a parte, in bocca al lupo. Sarà mezz'oretta e qualche giornalista stamattina, quando partivo da Milano, ironizzava, perché mi diceva: votano 1200 comuni domenica prossima, non è che si vota solo a Finale Emilia, quindi votano Roma, Napoli, Trieste, Bologna, Torino, Milano, Caserta. Stamattina venivo via da Milano, dove sono andato a fare un sopralluogo in un giardino dove le mamme non riescono a portare i bimbi al parco giochi perché ci sono immigrati che ne combinano di tutti i colori, ma lasciamo perdere, che sennò sono razzista. Però è mica colpa mia se ci sono i clandestini che rompono le palle in giro per tutti i parchi giochi di tutta Italia. E mica li ho portati io qua, anzi io ho fatto in modo di rimandarmi a casa un po'. Mai abbastanza. Però, no, bravo, era il mio lavoro, mi pagavano per far quello. Il ministro dell'interno dovrebbe difendere la sicurezza dei cittadini italiani. Io per aver fatto quello che ho fatto vado a processo il 23 ottobre a Palermo, ma vado a processo orgoglioso di aver difeso il mio paese. Ci va. Sono l'unico imputato felice di andare a processo, probabilmente. Però, e dicevo, e i giornalisti, vado via da Milano, mi fanno: dove vai oggi pomeriggio, dove sei? A Roma? A Torino? No, sono a Finale Emilia, che già non sanno dove fa. Ma perché sei a Finale Emilia? Perché per me il bello dell'Italia è qua,
siete voi, è quella provincia dove c'è il volontariato, dove c'è la protezione civile, dove c'è la sede dell'Avis, dove ci sono gli alpini, dove quando c'è un disastro la gente non aspetta che intervenga lo Stato, ma la notte stessa si tira sulle maniche e va a aiutare il vicino di casa, il vicino di negozio, il vicino di azienda. È questa l'Italia più bella, non perdete le vostre radici. Al di là del partito per cui andrete a votare, ecco, l'unica roba è che anche a finale ci sono tante persone che pensano che votare e non votare sia la stessa roba. Attenzione, grazie al fatto che queste persone per tanti anni se ne sono fregate, per 50 anni ha sempre governato lo stesso partito da queste parti. Andiamo avanti col cambiamento, quindi vi chiedo di girare negozio per negozio, bar per bar, fabbrica per fabbrica, andare a votare. Il 3 ottobre non è solo una scelta per finale Emilia. Chi sceglie la sinistra poi gli dà più forza per venire in Parlamento a dire allora abbiamo vinto a finale Emilia, quindi vuol dire che la gente vuole la legge Fornero, vuole lo Ius Soli, vuole il DDL Zan, vuole l'aumento dell'IMU. No, quindi io conto su di voi per svegliare teste e cuori dei cittadini in finale, poi ci troviamo per festeggiare. Grazie a tutti, buona vita, buona fortuna, buon voto e viva la provincia di Modena, che è una delle province più belle e sane del mondo. Grazie a voi, grazie veramente.